siamo ormai al 2 di settembre, l'estate è letteralmente finita, si chiudono gli ombrelloni e tra pochissimo si riaprono le scuole e si riprende a lavorare, ma noi siamo andati per le strade di Ginosa per vedere come la crisi abbia inciso sull'estate dei giovani ginosini e sulle famiglie. Andiamo a vedere. Come incide la crisi nella vita di un giovane, in particolare nella stagione estiva, si esce di più, si sta con gli amici, come incide nella vostra vita? Incide molto, perché soprattutto l'estate i ragazzi vanno alla ricerca di qualche lavoretto per poi mantenersi gli studi, e poi si arriva all'estate e non si trova nemmeno un lavoretto per andare avanti. Per esempio, rispetto agli anni passati, qual è la differenza che tu in quanto giovane noti per te ma anche per i tuoi amici? Allora, una vicenda personale: l'anno scorso io lavoravo in campagna, facevo l'acinino, e quest'anno è stata tolta la squadra dei ragazzi perché il lavoro era di meno, e quindi quest'anno ho avuto un problema economico, non ho potuto fare quello che ho fatto l'anno scorso. Le vacanze, sulle vacanze è inciso molto negativamente, perché mentre negli anni precedenti si riusciva ad andare da qualche parte, quest'anno purtroppo siamo stati costretti a rimanere a casa. Lei si limita a fare piccole uscite nei dintorni e basta. Per quello che le riguarda? Uguale. Assolutamente. Rispetto a qualche anno fa, qual è la differenza sostanziale? Quella che ha detto la signora, quindi che non vi potete spostare più? Assolutamente non si può spostare, assolutamente, perché non c'è proprio la possibilità. Ma in piccoli luoghi, cioè vicini, c'ha tutto un costo elevato, e poi non c'è proprio la possibilità, perché uno stipendio non basta, non può bastare, tasse, di tutto e di più. I giornali stanno lievitando a vista d'occhio, adesso c'è stata la Tari, fra un po' ci arriva la Tasi, e è inconcepibile. È cambiato in peggio, perché c'è crisi, nessuno sta lavorando, tutti disoccupati, uno neanche si può divertire, colpa della politica. E cosa possiamo fare noi giovani? Una rivoluzione. E basta. Addirittura? Eh sì, perché qui non capiscono che i ragazzi hanno bisogno di lavorare, anche i diplomati che stanno a casa, siamo tutti a casa questi giovani, un futuro non c'è. Cosa ti piacerebbe fare nella vita? Fare un lavoro degno di un ragazzo che ha studiato, ha fatto. L'estate al tempo della crisi, come incide, diciamo, la poca risorsa economica nella vita di una giovane studentessa? Beh, sicuramente non si va all'estero, si cerca di stare qui, e comunque tra Puglia e Basilicata ci sono dei posti meravigliosi, perciò vacanze low cost, però la gente ha ancora voglia di divertirsi. Quanti anni hai? 21. Hai trovato un lavoretto durante l'estate? No, però si spera in futuro, insomma. Male. Non sono stato proprio, no, al lavoro, non ho fatto niente di particolare. In estate si esce di più, si dovrebbe, non so, fare la spola tra il paese e il mare, la crisi le ha impedito di fare questo per caso? Sì, no vabbè, ma al di là di quello, ma me lo impediva proprio il lavoro, quindi non... Non ha fatto per esempio una settimana fuori, qualcosa? No, non ho fatto niente. Dovrei ancora andare in ferie. Diciamo che comunque è inciso, però diciamo ci siamo adeguati alla circostanza e abbiamo ridotto, diciamo, le ferie, insomma un po' di tutto. Ci siamo adeguati, insomma. È andato in villeggiatura da qualche parte? Ma giusto un weekend così, abbiamo trovato delle vecchie amicizie, ci siamo incontrati e basta. E poi siamo andati al mare, nella zona locale di Ginosa Marina. Ma la crisi ci sta, però penso che la gente si è anche divertita un pochettino, perché i soldi per le tasse escono, però anche il divertimento, a mare ci sono andati la domenica, hanno portato i bambini, la pizza la sono andata a mangiare anche, penso che io l'ho fatto, anche se il lavoro è quello che è, non è che ci sta il lavoro sempre, tutti i giorni. Si cambia sempre, si va avanti, però non è che diciamo che c'è veramente una grande crisi. Sì, la crisi è un po' nascosta, la nascondiamo la crisi, tutto qui, però differenza non ce n'è, ma è differenza che è il tempo che cambia, i tempi che cambiano, ma non la differenza, la vita, non è che ci possiamo lamentare tanto, almeno io. Stiamo cercando di andarci.
Non siamo ancora andati in vacanza. Ma è settembre perché bassa stagione, perché? Stiamo cercando sì qualcosa di economico, ma insomma è un po' difficile. Rispetto agli altri anni cos'è cambiato? Nelle sue abitudini? Manca il lavoro purtroppo. Io personalmente non sto lavorando, sono in mobilità. Questo è quanto hanno raccontato i ginosini dell'estate appena trascorsa e di quelli che sono i programmi per il futuro. Non è mancato il malcontento da parte di padri di famiglia e da parte anche di qualche giovane, anche se possiamo dire che un piccolo, minimo spiraglio di fiducia ancora c'è.